Matteo Brunori è pronto a lasciare il Pescara e andare alla Juventus Under 23 nel girone A di Serie C. Prende sempre più forma la cessione in prestito dell'attaccante che non ha ingranato in questa prima parte di stagione in biancazzurro, nella quale ha collezionato 10 presenze in campionato, 2 in Coppa Italia, ma senza mai trovare la via della rete. Da prima impiegato esterno nel 4-3, non il ruolo più congeniale, poi centravanti, specie dopo l'infortunio di Tumminello. Brunori non ha mai convinto, tanto da essere sceso nelle gerarchie di Zauri all'ultimo posto dopo Borrelli e Maniero. Quella di Ascoli resta la sua miglior prova. Su Brunori c'erano gli occhi della Parigrado Entella, ma anche quelli di tanti club della terza serie. Seconda parte della stagione dunque in C alla Juventus Under 23. Il giocatore formalmente è ancora di proprietà del Parma, dal quale era arrivato nell'operazione che ha portato in Emilia Gaston Brugman. A fine stagione il Pescara eserciterà l'obbligo di riscatto e col Delfino ha già un contratto fino al giugno 2022. In estate il Pescara valuterà il futuro del giocatore italo-brasiliano. Sempre in questa settimana la società biancazzurra ha ceduto in prestito al Rieti il centrale Alessandro Celli ed ha piazzato sempre in Serie C l'attaccante Cristian Bonino, il quale, rientrato dal prestito al Padova, è stato girato alla Viterbese. Prossimo al rientro dal prestito anche il millennial uruguaiano Edgar Elizalde, che a Catanzaro ha trovato poca gloria. Per lui una nuova Serie C o al massimo la primavera di Le Grottaglie. La partenza di Brunori libera in rosa lo spazio per l'arrivo del nuovo centravanti. L'ideale sarebbe consegnarlo subito a Zauri, ma le dinamiche di mercato, se non si mettono soldi freschi sul piatto, si dilatano in attesa della opportunità giusta. Dopo le sistemazioni già trovate da Moncini, Vido e Lamantia, ora si complica la pista che porta Stefano Moreo. Nonostante i tanti acquisti in attacco, l'Empoli non sembra intenzionato a far partire facilmente gli altri attaccanti in organico, tra questi anche Antonino Lagumina, su cui però c'è la Sampdoria, e Leonardo Mancuso. Su Moreo, che peraltro deve smaltire un infortunio muscolare che lo ha fermato da ottobre, c'è anche la vice capolista Pordenone. Così il borsino degli attaccanti nelle ultime ore registra una salita di quotazioni di Federico Melchiorri. Su di lui, che peraltro è in scadenza con il Perugia, ci sono tanti club di B e C. Sarà importante anche la valutazione del neotecnico Serse Cosmi, che comunque difficilmente lo farà andare prima della fine del mercato, date le 2 giornate di squalifica combinate a Iemmello, a meno che non arrivi subito un sostituto. Nei radar resta anche Marcello Trotta in uscita dal Frosinone, ma su questo fronte Spezia, Salernitana e Ascoli sono davanti al Delfino.